390 persone arrestate, 1.365 denunciate, oltre milioni di euro di beni confiscati alla criminalità organizzata, circa 40 kg di sostanze stupefacenti tolte al mercato della droga e molti altri ancora sono i risultati per il 2012 della Polizia di Stato a Taranto. È il 160° anniversario della fondazione della Polizia, luogo scelto per i festeggiamenti l'Università di Taranto presso la caserma Rostarol nel cuore della città vecchia. Noi facciamo parte dell'accordo per l'istituzione del polo universitario ionico e poi siamo presenti col commissariato Borgo in questa città vecchia. Ci teniamo molto a mantenere questo rapporto, per questo in questa occasione siamo venuti qui. La prossima festa di San Michele Arcangelo, come l'anno scorso, la celebreremo nella cattedrale. Per noi la città vecchia è il cuore della città e va riscoperta, anche grazie ai servizi che intendiamo porre in essere insieme alle altre forze di polizia. Ottimi risultati dunque per l'anno trascorso e per il futuro l'impegno è quello di potenziare la presenza sul territorio. Io penso che la criminalità organizzata e tutte le forme di criminalità che appaiono fenomeni è stata adeguatamente contrastata. C'è ancora molto da fare sotto il profilo del contrasto alla criminalità diffusa, dove in effetti i servizi di controllo del territorio non bastano mai sostanzialmente. Dovremmo migliorare e essere più presenti. È un momento difficile, voi lo comprendete, noi privilegiamo in questo momento la parte investigativa e su quella, insieme alle altre forze di polizia, mi pare che stiamo rispondendo colpo sul colpo.